Ciao amiche e amici, dalla vostra gatta Luna. A volte qualcuno lo chiede, il rossetto che indosso è questo qua, il bellissimo Cleopatra di Clio Makeup Shop ed è un bel rossetto scuro, ma a mio modesto parere anche molto portabile. La formula è quella dei Creamy Love. Molto molto nota, insomma, quindi non stiamo a spiegare ulteriormente. Ops, ho dimenticato la luce. Va meglio? Meglio forse. Allora, questo è un video lettura, perché sono molto orgogliosa, o orgogliona, come si dice adesso, di me stessa, perché ho finito i due volumoni. Sì, questa è una macchia di polvere. È strano a dirsi, ma è polvere. Perché? Perché praticamente questi due volumi erano venduti così assieme, chiusi con una plastichina, diciamo. La plastichina aveva un buco e con gli anni si è formata la polvere, perché ce l'avevo in casa da un po' di anni, ma non avevo mai avuto il coraggio di affrontarle questi 1800 paginoni. Allora, quindi L'uomo senza qualità di Robert Musil. Ho già fatto il video sul primo volume, però insomma non c'è problema, mica siete obbligati ad andarlo a vedere. E è in audio tascabili. Non so, se avete delle grosse tasche, questo libro è tascabile. Quindi sono due volumoni, dicevo, di un libro. Di un libro, cosa dici, Papa? Di un romanzo laddove l'autore ci ha speso la sua vita ed è, diciamo anche, lo possiamo anche capire, non è certo un libricino di quelli se instant book, no, decisamente no. E infatti qui c'è scritto nell'ultima di copertina che L'uomo senza qualità è il romanzo al quale Musil lavorò per gran parte della sua vita, una delle massime costruzioni letterarie del Novecento, un'insuperabile rappresentazione delle grandi crisi del nostro secolo. Il romanzone ambientato nella Vienna del 1913 e quindi alle soglie della Prima Guerra Mondiale, il protagonista è Ulrich. Che lui è l'uomo senza qualità, affetto di da una sorta di una malattia dell'anima o malattia del carattere, per cui in realtà lui non dà mai corpo alle sue inclinazioni. Lui è un matematico, sembra di capire, un matematico, però con propensioni filosofiche, anche abbastanza esperto di psicologia, e poi prendeva le mosse in quegli anni la psicologia. Allora, è sicuramente un'opera consigliata a lettori instancabili e che non abbiano veramente, che non si facciano spaventare da 1800 pagine. Allora, in realtà le pagine non sono proprio 1800, sono, allora, sbagliato, questo è il secondo volume. Diciamo che l'autore, se ho ben capito, è riuscito a rivedere e a sistemare sono 1200 circa, sì, all'incirca 1180 qualcosa, ok, credo, forse, può darsi, boh. Non sono sicura, adesso ve lo preciso, sì, 1180 sono quelle che lui è riuscito a rivedere. Poi c'è una terza parte, bella corposella, dove sono abbozzi e frammenti, dove io questa parte ho piluccato qua e là, però ho letto parecchio anche di questa parte, soprattutto i capitoli dove si vede, questo è interessante, che aveva pensato a degli sviluppi un po' diversi, o aveva fatto delle ipotesi diverse di sviluppo della storia. Quindi si narra di questo giovane, a Ulrich, dotato di grande fascino, di grande intelligenza, amatissimo dalle donne, affascina gli uomini e quant'altro. Diciamo che con questa opera monumentale, che è il primo libro che ho letto nel 2021, ci ho messo un po', però so che c'è gente che legge molto più velocemente di me. E ho iniziato direi col botto quest'anno perché l'opera è molto impegnativa e
la sua incompletezza è dovuta al fatto che è sopravvenuto il decesso dell'autore, che non ha potuto così completare l'opera. È un libro di lettura, direi, piuttosto impegnativa e difficile, con corpose digressioni di tipo filosofico e psicologico, però, diciamo, nonostante i momenti di vero e proprio affaticamento che questa lettura mi ha fornito, ho tenuto duro e sono riuscita a leggere quindi tutte le all'incirca 1200 pagine, appunto, come dicevamo prima, più definite. Le seguenti 600 ho saltabeccato qui e là leggendo qualche capitolo e qualche passaggio. La scrittura, a mio parere, così da lettrice, da non esperto, è una scrittura sontuosa, di grande pregio, c'è dietro, diciamo, una cultura veramente straordinaria. I personaggi sono descritti benissimo, dicevamo, il protagonista Ulrich, la sua amante Bonadea, sua cugina Diotima, la sorella Agathe, che poi soprattutto nella seconda parte, non in quella frammenti, ma nella seconda parte della parte definita, prende un ruolo fondamentale in tutta la storia ed è veramente un personaggio straordinario, forse il personaggio che ho trovato più affascinante e di tutti quelli che compaiono. Poi ci sono dei personaggi, diciamo così, minori, dei notabili, dei militari, dei generali e quant'altro, perché uno dei fulcri, diciamo, del romanzo è questa cosiddetta azione parallela o comunque una programmazione politico-filosofica straordinaria su cui dovrebbero convergere le migliori forze dell'impero austro-ungarico celebrandone l'imperatore. Diciamo, fin dove è riuscito a sviluppare la storia, e questo, diciamo, riecheggia forse anche qualcosa di nostro contemporaneo, sti politici si riuniscono, ma non cavano un ragno dal buco, ma litigano parecchio. Vi ricorda qualcosa? Bene. Quindi dicevo, opera difficile che non consiglio a chiunque, dovete essere coraggiosi, amare la lettura anche di opere pesantucce, perché insomma questo è, non è certo sempre secondo me un'opera che si può leggere così, lo dico sempre, sul tram. Stimo molto chi legge sul tram, intendiamoci, però bisogna mettersi lì, leggerlo con calma, senza avere particolari distrazioni, perché diciamo la verità, potreste perdere il filo, ecco. Non ho citato alcuni personaggi chiave, però Ulrich ha un amico, Walter, che ha una moglie enigmatica, Clarisse, androgina, strana, particolare, forse con un ramo, diciamo, di importante nevrosi, che viene così particolarmente affascinata da un, diremo oggi, un serial killer, che è un personaggio, diciamo, minore, che noi conosciamo più indirettamente, diciamo, più tramite il pensiero di alcuni personaggi che per se stesso, che però, insomma, ha un suo ruolo. Una storia che si dipana in maniera molto interessante, ma che in realtà forse l'autore non è riuscito poi a concludere. Ecco, negli spezzoni ci sono delle ipotesi di prosieguo della vicenda, diciamo, di questa attrazione, di questo interesse che la moglie di Walter, Clarisse, ha per il mondo poi della follia, in realtà. Quindi, diciamo, è indubbiamente un capolavoro? Sì, assolutamente. E quindi, ripeto, consigliato a chi vuole affrontare un'opera che sicuramente ha avuto un suo ruolo di grande peso, all'incirca. Due chili, 4 chili. A parte le battute sceme, edizione, questa qui, dicevo, non rilegata, piuttosto, insomma, corposa, ma
che avevo trovato così, c'è stato un periodo della mia vita che gironzolavamo molto per le librerie, dalla Feltrinelli, Mondadori, tutte ce le facevamo, Rizzoli e quant'altro. E piluccavo e compravo un po' di tutto. Io sono una lettrice abbastanza onnivora, posso leggere libri leggeri, libri impegnativi, mi piace leggerli, insomma, lo si vede anche dallo spessore degli occhiali. I due volumi costavano, che naturalmente non si potevano comprare separatamente, costavano 26 euro, non dico mai quanto costano i libri, però, ripeto, li ho comprati diversi anni fa, 7-8 tutti, forse anche qualcosa di più. Questa qua infatti è un'edizione, lo dico subito, dei classici moderni. Che è del 97, se non capisco male, e quindi è di un po' di annetti fa. Vediamo se, non sono sicura però, perché in realtà non so leggere queste precisazioni che ci sono, no? Perché credo che la prima data è forse la prima, ma no, la prima edizione del 78, ma no, sarà stata ben prima. Nella prima edizione italiana qui dice che è del 96. Ullala, prima non l'avevamo tradotto. No, prendete con le pinze queste informazioni che sono 10 a 1 errate. Benissimo. Vediamo ultima cosa, se riesco a vedere quando è stato. Ah, questo è stato stampato per conto della casa editrice Einaudi BBB presso Mondadori, eccetera, 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 stabilimento di Cles, provincia di Trento, 2004. Ed era la settima edizione. Bene, quindi spero così. Sono stata anche abbastanza concisa, anche perché sinceramente non ho gli strumenti culturali, intellettuali per illustrare meglio un'opera di questa complessità, ma sicuramente trovate sia in rete sia sui libri, eccetera, dei commenti e degli approfondimenti di peso. Qui c'era anche una introduzione di Bianca Cetti Marinoni, a cui io ho dato un'occhiata, e vi dico la verità, perché ero impaziente di leggere. Spesso le prefazioni le leggo dopo. E niente, adesso penso di passare ad un libro di Murakami, che è uno scrittore giapponese arcinoto, ma che io amo moltissimo, e certo non sono la sola, e che è Kafka sulla spiaggia. Credo che sia un grande classico, non l'ho mai letto, e me l'ha anche quello consigliato la mia amica Lorena. Questo non me l'ha consigliato la mia amica Lorena, ma come dicevo, l'avevo in casa e spolvera oggi, spolvera domani, ho detto, ma leggiamocelo, ce l'abbiamo. Ciao amiche e amici, cercate di fare quello che vi fa stare bene, sicuramente una di queste cose sarà la lettura e alla prossima!